casting dell'orrore. L'abbiamo capita, l'abbiamo compresa. L'abbiamo va bene. Ragazze. Allora, Alex. Dimmi, Alfo, dimmi. Diciamo che da come ti sei avventato sulla bocca di Soleil, sembrava che proprio tu non vedessi l'ora di prenderti la scena, e soprattutto quella scena. Ma sai, Alfo, ogni cosa che si fa qua dentro non va mai bene. Allora, ci siamo detti, quando c'è il kiss freeze, perché c'è il kiss freeze? Perché c'è un gioco, perché c'è un gioco. In scena io faccio l'attore, di conseguenza faccio questo nella vita. Non lo so. No, ma ascolta, ti spiego perché io personalmente, ma credo tutti quanto, ci siamo rimasti. In primo luogo, il bacio che tu hai dato a Soleil non era certamente un bacio scenico, perché i baci scenici tu ce li hai illustrati la volta scorsa quando eravate sulla nave dell'amore, che avevano già destato così tanto clamore. Questo era sicuramente un bacio profondo, chiamalo come vuoi, un giro limoni, chiamalo come vuoi tu, ma certamente non è un bacio che c'è tra due amici, scusate, perché io la mia amica non la bacio con la lingua, con quell'impeto e con quella passione. Né si può definire un bacio scenico.